È un 2023 che si chiude con il botto per la Juventus, non soltanto per quanto riguarda il campo, con la vittoria della Juventus per 1-0 contro la Roma, con il gol di Adrien Rabiot, ma anche per quanto riguarda l'extracampo. Con un acquisto concluso, definitivo, fatto, siamo alle visite mediche, quindi analizziamo il tutto oggi qui su FCM News Sport. Io prima di tutto vi ringrazio perché è stato un anno pieno di soddisfazioni, pieno di grandi novità per il canale. Abbiamo avuto tante novità, tanti ospiti, tanti aggiornamenti, sia da un punto di vista grafico, da un punto di vista dei contenuti. Insomma, è stato un anno molto importante per noi, un anno di crescita sicuramente, dove chiudiamo l'annata con un obiettivo importante, quello dei 55.000 iscritti, ma non ci vogliamo fermare, quindi chiaramente nel 2024 ci saranno tante altre novità con gli aggiornamenti per quanto riguarda le notizie, ma anche per quanto riguarda a livello proprio contenutistico. Avremo tante novità, tante storie da raccontarvi, ma soprattutto tanti aggiornamenti, ospiti da un punto di vista grafico. Avremo dei aggiornamenti molto importanti con uno studio grafico che ci aiuta in questo, e quindi ringrazio anche lo studio DC. Insomma, stiamo parlando di un progetto importante che va avanti, ma lo dobbiamo a voi, quindi grazie davvero di cuore. Intanto la prima cosa che vi dico è: oggi 31 dicembre è giorno di festa, quindi ditemi prima di tutto come state festeggiando questo fine anno e come aprirete questo nuovo anno. Quindi intanto parliamone qui sotto nei commenti, proprio a livello tra noi, cioè cerchiamo anche di comunicarci questo. Soprattutto diteci cosa vi aspettate per la Juventus per questo nuovo 2024. La Juventus apre l'anno con un acquisto importante, ormai è cosa fatta, è arrivata di fatto la conferma oggi al 100%, e lo hanno riportato tutto a Gianluca Di Marzio, a Fabrizio Romano. Stiamo parlando di una Juventus che ha chiuso definitivamente l'acquisto del trequartista classe 2006 Vasilije Adžić, un giocatore che, occhio, un mese fa vi avevamo detto che la Juventus era, non che la Juventus era su questo ragazzo, che la Juventus l'aveva semi bloccato. Poi però c'era stato l'intervento del Bologna, che, e ora vi racconteremo perché questo intervento del Bologna ha cambiato la destinazione di questo ragazzo. Perché l'intervento del Bologna può portare clamorosamente Adžić direttamente in prima squadra, e vi spiegheremo perché. Quindi acquisto molto importante di questo ragazzo montenegrino. Attenzione alle visite mediche, poi ci arriviamo e vi spieghiamo, quindi seguite il video in tutta la sua interezza per capire proprio perché questo acquisto è così importante e perché cambia la prospettiva del prossimo mercato. Tanto partiamo con le notizie importanti. Visite mediche saranno fissate all'inizio della seconda settimana di gennaio, quindi non nei prossimi giorni, bensì nella seconda settimana di gennaio, non nella prima di gennaio. Il suo acquisto costerà la Juventus, anche qui novità importante, perché il ragazzo aveva una clausola intorno ai 5 e si pensava la Juventus che potesse pagare 5,5, superare l'offerta del Bologna che era arrivata a 4,5, che con bonus arrivava a 5. Ma attenzione, perché il suo acquisto arriverà a costare 2 milioni di euro di parte fissa, più uno di bonus facile da raggiungere, e siamo già a 3, più altri due di bonus molto più difficile da raggiungere, come ad esempio il debutto in prima squadra o magari altre robe tipo la vittoria della Champions League, cose del genere, che portano il pacchetto a 5 milioni di euro. Quindi l'offerta, l'accordo si chiude per una cifra totale di 5 milioni, ma sono di base 2 milioni, più uno di bonus molto facile da raggiungere e altri due un po' più complicati, che quindi vuol dire che si porteranno avanti nel tempo. Quindi un ragazzo che arriva alla Juventus per fare che cosa? Arriva alla Juventus per, in qualche modo, per cercare di amplificare quello che è il nuovo progetto Juventus, ossia cercare di migliorare, abbassare l'età media e migliorare la qualità di questi ragazzi. Il 12 maggio lui sarà maggiorenne, stiamo parlando di un 2006 che farà a 12 maggio appunto 18 anni, ed è, come detto, un ragazzo che la Juventus voleva da tanto tempo. Il mese scorso avevo detto che la Juventus l'aveva praticamente bloccato, poi è intervenuto il Bologna. E il Bologna ha puntato forte su che cosa? Sul fatto che non soltanto metteva 5 milioni di euro contro i 2,5 della Juventus, ma per di più il Bologna lo portava direttamente in prima squadra. E lì era uscito fuori che cosa? Le dichiarazioni proprio del suo procuratore, che aveva detto, anzi più che del procuratore, del DS, del club di appartenenza, che ha detto: l'offerta è irrinunciabile, anche perché soprattutto al di là di quello che è l'offerta che fanno a noi, il ragazzo è più entusiasta di questa offerta perché lo portano direttamente in prima squadra. Non si passa da prestiti o situazioni intermedie che al ragazzo non vanno bene. E quindi succede che cosa? Succede che sembrava fatta per il Bologna ed invece ritorna alla Juventus. Questo ritorno della Juventus ci fa capire che evidentemente la strategia è cambiata, perché se inizialmente si voleva pensare forse a una next gen inizialmente per lui,
questo cambio di rotta ci fa pensare che invece il ragazzo possa essere direzionato direttamente alla prima squadra. Lui in questo momento nel suo club, nonostante i 17 anni, è titolarissimo, ha fatto già 6 gol, 3 assist, dicono di lui che sia una sorta di predestinato, e il paragone è forte, il paragone è quello di De Bruyne, quindi ci andrei un po' cauto, però ha una struttura fisica importante, perché è un ragazzo di 1,85 ma ha dei piedi da trequartista puro, cioè ha dei piedi con una tecnica sopraffina. Poi è chiaro, bisogna capire questo ragazzo come si potrà comportare e quale sarà il passaggio dal mondo del calcio montenegrino a quello italiano, che chiaramente è un bel passaggio, però il DS del suo club, ma anche altri agenti di mercato per quanto riguarda il calcio montenegrino, l'hanno definito come la cosa più bella del mondo del calcio montenegrino dopo Stefan Jovic, che era per il calcio montenegrino tantissima roba. Parliamo di un ragazzo che ha creatività, parliamo di un ragazzo che ha molta tecnica, dotato di un buon tiro da fuori, è un calciante, come li chiamano Azzalegri, cioè calcia le punizioni, ha una tecnica di base molto importante. Ricordiamolo, Sartori, che è uno che al Bologna ha fatto grandi cose, ha portato gran bei giocatori tipo Zirkzee, ad esempio, era pronto a mettere sul piatto 5 milioni di euro, ma soprattutto con destinazione prima squadra, senza prestiti di serie B, serie C o roba del genere. Quindi il progetto Next Gen, secondo me, la Juventus è svanito per lui, cioè questo cambia totalmente quella che è la strategia della Juventus, che ora, secondo me, a questo punto o lo porta in prima squadra oppure lo convince a fare un prestito in una squadra di Serie A che lo fa giocare seriamente, tipo il Frosinone. Ecco, molti ironicamente sul web stanno già scrivendo benvenuto al Frosinone, però staremo a vedere. Sicuramente un colpo alla Giuntoli, sicuramente un colpo di quelli che Giuntoli fa in prospettiva e di quelli che non conosce nessuno, ma poi te lo ritrovi in squadra in maniera molto interessante. La Juventus, oltretutto, e ne parleremo poi nei prossimi giorni approfonditamente per presentarvi il ragazzo di cui già abbiamo parlato, ma lo analizzeremo ancora. Ma la Juventus, oltre ad aver preso già Arzic, siamo ormai ai dettagli, nel senso, no, anzi, neanche ai dettagli, abbiamo già formulato tutto, mancano solo le visite mediche, poi ci sarà la presentazione ufficiale con la firma del contratto proprio del ragazzo montenegrino. Oltre a questo, ma ne parliamo nei prossimi giorni, la Juventus è interessata a Winsley Boteli, giocatore che, secondo me, molti di voi si ricorderanno perché ve l'abbiamo già in qualche modo presentato qualche mese fa, in realtà. La Juventus è tornata a lavorare su Winsley Boteli. Nei prossimi giorni vi parleremo di questa trattativa col Borussia Mönchengladbach. Anche lui è un ragazzo giovanissimo, stiamo parlando di uno che nell'Under 19 del Bundes ha già fatto 15 gol in 14 partite nel campionato della Bundesliga Under 19, quindi parliamo di uno che ha il gol nel sangue. Molti lo definiscono il nuovo Di Drogba, come struttura fisica a me sembra un po' più Lukaku. Speriamo che non sia la versione di Lukaku che abbiamo visto allo Stadium, lì dove secondo me Bremer ha totalmente annullato quello che è il calciatore belga, dando invece dimostrazione a Vlahovic di poter fare quel tipo di gioco, ma è un argomento di cui parleremo a parte, che secondo me va preso assolutamente, va analizzato per bene. Intanto la Juventus chiude e il 2023 alla grandissima, secondo me questo è un colpo importante, ma non perché arriva un fenomeno assoluto, ma perché vi fa capire l'importanza di questo nuovo progetto affidato a Giuntoli, cioè ragazzi di prospettiva, soprattutto oggi che vediamo un diciottenne come Kenan Yildiz titolare contro la Roma a fare questa bella figura, o titolare col Frosinone a fare quel gol lì, ci rendiamo conto che qualcosa in casa Juve sta cambiando, e quindi sta cambiando in bene. Vasilije Azic potrebbe essere il nuovo Kenan Yildiz, probabilmente, il nuovo giocatore che apre quello che è uno scenario importante. E quindi voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti, ma soprattutto voglio sapere come chiuderete questo 2023, personalmente, ma soprattutto quali sono le prospettive per il prossimo anno per la Juventus, cioè quali sono le speranze, una Juventus che torna a vincere lo scudetto, una Juventus che torna a essere gloriosa in Champions League, una Juventus che invece, secondo voi, magari qualcuno può dire, ma secondo me la Juventus tornerà in questo limbo in cui è stata in questi anni. Insomma, parliamone qui sotto nei commenti, e con questo vi auguro un buon fine anno, un buon 2024.